Thank you. Facciamo un, respiro profondo. Facciamo un respiro profondo e riavvolgiamo il nastro dei ricordi al 2020, in un momento particolarmente tragico per tutti noi, la pandemia dovuta al Covid-19. Facciamo un respiro profondo e proviamo a immaginare che cosa è successo all'interno di, di quei mesi che sono trascorsi dove il blackout dei nostri rapporti sociali, come li avevamo conosciuti, si è manifestato con tutta la sua forza. Facciamo un respiro profondo e ricordiamoci che cosa ci serviva in quel momento, quali servizi essenziali erano importanti per la nostra vita durante quei giorni, durante quelle settimane, durante quei mesi. Avevamo sicuramente bisogno del servizio sanitario, dovevamo continuare inevitabilmente. A curare le persone che erano state colpite in maniera pesante dal Covid-19, ricordiamo tutti, purtroppo, dovevamo utilizzare e continuare a utilizzare l'energia elettrica. L'energia elettrica era l'unica cosa che ci permetteva di avere i sistemi informatici, i nostri smartphone, i nostri computer, i nostri televisori accesi, carichi. Era probabilmente uno degli elementi più importanti, uno dei servizi essenziali più importanti che durante quei giorni e durante quelle settimane dovevamo continuare necessariamente ad avere, era indispensabile che si continuasse a fruirne, ma era tutto qui. No, pensateci bene, facciamo un altro respiro profondo insieme e ricordiamoci che cosa ci serve per vivere, l'acqua potabile, ad esempio. Senza acqua non potremmo sopravvivere e nonostante questo, qualcosa ha continuato a portare a noi, a tutti noi, all'interno delle nostre case, l'acqua potabile perché si potesse continuare a vivere. Ancora, dovevamo rimanere connessi, lo abbiamo detto un minuto fa. Dovevamo riuscire attraverso l'infrastruttura tecnologica, attraverso le telecomunicazioni, a creare un gancio tra la solitudine, tra il blackout dei rapporti sociali così come li avevamo conosciuti fino a quel momento e tutto il resto del mondo. La tecnologia da sola non avrebbe potuto fare tutto quello che è stato fatto se non ci fossero state le telecomunicazioni, se non ci fosse stata una connessione a internet, doveva necessariamente continuare a essere erogata, doveva necessariamente continuare qualcuno a permetterci di restare connessi. Ma facciamo ancora un altro respiro profondo, dovevamo comprare qualcosa, non potevamo uscire di casa e allora un altro servizio essenziale era fondamentale per la nostra vita. Che qualcuno, qualche società, in particolar modo società private, riuscissero a continuare a mantenere attiva la nostra capacità di pagare dei servizi di cui avevamo bisogno in quel momento. E qual era il servizio principale di cui avevamo bisogno e che avremmo faticato enormemente e che abbiamo faticato enormemente a trovare? Il cibo. Dovevamo poter comprare avere l'energia elettrica per avere i sistemi informatici attivi, le telecomunicazioni per essere connessi, le piattaforme per comprare del cibo che funzionassero e qualcuno che ci permettesse di pagare, era tutto concatenato, mancava solo un pezzo, qualcuno che ce lo portasse davanti alla porta di casa, i servizi logistici. Se ci pensate, questi sette servizi hanno permesso a tutti noi, a livello globale, di uscire fuori da una pandemia particolarmente critica che ha messo davvero a dura prova la nostra capacità psicologica e umana di restare in contatto tra di noi. Ma allora che cosa sarebbe successo se un attacco informatico avesse compromesso l'erogazione anche solo di uno di questi servizi essenziali? Che cosa sarebbe successo se un attacco informatico avesse bloccato la fornitura del cibo? la produzione del cibo. Che cosa sarebbe successo se qualcuno fosse riuscito a bloccare l'erogazione dell'energia elettrica? Fantascienza. Probabilmente qualcuno sta pensando che effettivamente lo abbiamo visto nei film, l'abbiamo letto nei romanzi di fantascienza, ma mi dispiace, non è così. Possiamo chiederlo ad esempio ai cittadini ucraini, che ben prima del tristissimo conflitto armato che stanno vivendo da un po' di anni a questa parte e per la precisione, nel 2015, nel dicembre del 2015, attraverso un attacco informatico hanno visto e subito e sentito sulla loro pelle esattamente questo. Quanto un attacco informatico potesse essere devastante, un attacco informatico di sabotaggio compiuto da uno Stato che ha improvvisamente interrotto l'erogazione dell'energia elettrica in tutta la parte occidentale della nazione dell'Ucraina, lasciando al buio. Siamo a dicembre, quindi fa anche freddo, lasciando al buio centinaia di migliaia di persone dell'Ucraina. Un attacco informatico proveniente da chissà quale parte del mondo. Potremmo chiederlo anche ai cittadini americani, per esempio. Nel 2021 un attacco informatico di tipo ransomware, cioè un malware, un, un, un programma malevolo che ha come obiettivo quello di crittografare tutte quante le informazioni, non rendendole più disponibili e chiedendo un riscatto per sbloccarle, un attacco fatto da un'organizzazione criminale, quindi per scopi meramente economici, ha bloccato una società molto particolare degli Stati Uniti. Il nome di questa società è Colonial Pipeline. Il problema è che Colonial Pipeline è tutt'ora la società americana che fornisce oltre il 45% del, dell'energia soprattutto legata al greggio all'interno di tutta la costa est degli Stati Uniti d'America. Gli effetti di questo attacco criminale sono stati che per settimane non ce n'era più possibile per i cittadini americani della costa est approvvigionarsi di gas, di petrolio. Questo ha significato un grandissimo problema negli spostamenti e ha in fin dei conti... Probabilmente ci potremmo anche abituare o gestire questa situazione, l'abbiamo già vissuta, ma l'incapacità di approvvigionare il greggio in tutta la costa ovest degli Stati Uniti d'America ha significato aziende ferme, ha significato aerei a terra, ha significato un blocco, un blackout, ancora una volta, della vita, così come quei cittadini l'avevano conosciuta fino a quel momento. Un singolo attacco informatico che probabilmente moltissime delle aziende e delle pubbliche amministrazioni per cui tutti noi lavoriamo hanno subito seppure su scala minore. Per riuscire a risolvere la situazione il governo americano ha autorizzato la società a pagare un riscatto, un riscatto pagato in questo caso in bitcoin per il valore a quel tempo, eravamo nel 2021, di ben 4.4 milioni di euro, per avere una chiave per liberare le informazioni. Quindi è chiaro come evidentemente gli attacchi informatici rappresentano oggi e sempre più rappresenteranno nel prossimo futuro uno strumento, uno dei tanti strumenti, ma uno strumento sicuramente molto importante per gli Stati nel loro dialogo geopolitico. Lo abbiamo visto, abbiamo fatto alcuni esempi un attimo fa, ma principalmente perché gli Stati utilizzano il cyberspazio? E la connessione internet per svolgere questo genere di attività di conflitto, per svolgere attività di spionaggio, le organizzazioni criminali invece per svolgere attività lucrative, come tutte le organizzazioni criminali. Beh, in realtà. Uh, se dovessimo andare ad approfondire, ci sono tantissime ragioni per cui gli stati, gli stati e le organizzazioni criminali utilizzano questo genere di, uh, di attacchi. Il primo è semplicemente, lo potete immaginare, quello di poter colpire qualsiasi soggetto senza limitazioni geografiche. Ci avete pensato? Internet ci interconnette tutti. Io da qualsiasi parte del mondo posso colpire una persona con un attacco informatico nella stessa misura. E purtroppo con la stessa facilità con cui ci entrerei in comunicazione quotidianamente. Posso colpire senza limitazioni geografiche, ma anche posso causare effetti con il mio attacco quasi istantanei. È vero che la preparazione di un attacco informatico complesso non è un qualcosa che si consuma in pochi secondi, ma quando tutto è pronto, l'effetto dell'attacco si manifesta in maniera istantanea. Ecco perché gli stati, sempre di più, approcciano al cyberspazio, a quello che noi banalmente chiamiamo internet e che diamo ormai per scontato con un approccio di essere costantemente sotto la soglia del conflitto armato. Perché un attacco che causa un conflitto armato, e purtroppo vediamo quanti ce ne sono, ahimè, in questo momento in giro per il mondo, anche vicini a casa nostra, potrebbe essere di lì a qualche secondo. Quindi senza limitazioni geografiche, colpendo in maniera istantanea ma addirittura si possono colpire obiettivi irraggiungibili attraverso attacchi militari convenzionali. Molti dei sistemi informatici più critici delle nazioni non si trovano a piano terra, si trovano molti piani sottoterra. E inevitabilmente colpire questi sistemi critici per la sicurezza nazionale di uno Stato significa entrare in quello Stato, portare guerra convenzionale, si dice, quindi con l'esercito, con i bombardamenti. Entrare e scendere sottoterra. Con un attacco informatico i cavi arrivano anche lì sotto. E quindi, con un attacco informatico si può effettivamente creare un effetto anche in sistemi informatici che sono protetti e che sarebbero irraggiungibili con altre metodologie di attacco o di sabotaggio. Un ulteriore elemento è quello di pianificare un'operazione azzerando la perdita di vite umane o abbassandola notevolmente. Si può essere molto molto chirurgici attraverso un attacco informatico. Se si riesce a calcolare anche gli effetti di espansione dell'attacco, una volta che esso viene lanciato e colpisce il principale bersaglio, il cosiddetto effetto spillover, beh, si può gestire l'operazione di sabotaggio o l'operazione militare nel cyberspazio per azzerare o ridurre al meno possibile al, min al minor numero possibile le perdite di vite umane. Ma attenzione, Abbiamo parlato esclusivamente di effetti virtuali. Non è abbastanza. Nel 2010, 13 anni fa, due stati in particolar modo hanno pianificato un'operazione cibernetica che ha comportato che venissero spaccate fisicamente le ventole di raffreddamento delle centrali di arricchimento dell'uranio a Bashar e Natanz in Iran. Mi spiego meglio, con un malware. Quindi ancora una volta con un virus per semplificare e si è riusciti a mandare in extra rotazione per giorni le ventole di raffreddamento di alcune centrali di arricchimento dell'uranio senza mai entrare all'interno di quel territorio, senza che nessuno si accorgesse della manipolazione e soprattutto portando quelle ventole a spaccarsi fisicamente. La CIA nel 2010 stimò l'operazione come un pieno successo. E stimò anche il blocco dell'arricchimento dell'uranio in quella parte del mondo per i successivi due anni. Quindi nel 2010 abbiamo anche capito che attacchi informatici possono causare effetti fisici, ed era un'assoluta novità, e ne vediamo alcuni anche, anche oggi. Ma la cosa che è agevole e che permette sempre di più agli attori malevoli, ancora una volta stati, organizzazioni criminali, in parte organizzazioni terroristiche anche, di utilizzare e di sfruttare il cyberspazio per i loro scopi e che soprattutto chi attacca nel cyberspazio ha quasi la matematica certezza di rimanere anonimo. Quindi ha la matematica certezza di non venire scoperto, di non subire nessun effetto ritorsivo a seguito dell'attacco che è stato compiuto. Infatti, rimanere anonimi all'interno del cyberspazio è molto molto semplice, molto più semplice di quello che possiamo immaginare. Con una semplificazione, con un'immagine. Pensiamo un attimo, cosa potrebbe essere eh, viaggiare all'interno delle autostrade con la targa di un'automobile di qualcun altro. Nel cyberspazio è esattamente così. Chiunque naviga e chiunque vuole fare, creare degli effetti e ha bisogno di rimanere anonimo può banalmente, e utilizzo la parola banalmente non a caso, sostituire la propria targa, che si chiama indirizzo IP, fingendosi qualcun altro, rimbalzando il segnale da un sistema all'altro, sperando che quei segnali o essendo certo che quei segnali non vengano registrati e che quindi nessuno potrà risalire alla fonte dell'attacco principale. Immaginatevi anche sul piano legale che cosa questo comporta comporta che chi agisce per scopi criminali, per spionaggio, per scopi terroristici ha una buonissima probabilità che se utilizza il cyberspazio difficilmente qualcuno potrà dire qualcosa, difficilmente qualcuno formalmente potrà andare a chiedere spiegazioni di quello che è successo. Ma credete che questi attacchi siano qualcosa di estremamente complicato, qualcosa di inimmaginabile, che solo persone assolutamente preparate su questo settore e focalizzate su questo settore riescono a realizzare, vi invito a fare un altro respiro profondo perché purtroppo non è così, purtroppo questi attacchi sono molto molto semplici e questi attacchi in particolar modo hanno spesso l'uomo al centro, hanno spesso un utente normale, un utente che si interessa di questi temi, un utente che pensa che la sicurezza delle informazioni, che gli elementi di base Legati a questo mondo e le informazioni di base legate a questo mondo non servono, che sono acquisite, che qualcun altro ha questo problema e che non è qualcosa che ci riguarda. Mi dispiace, la cybersecurity è una nostra responsabilità, è una responsabilità di ciascuno di noi che è solo davanti alla tastiera, ma in realtà fa parte di una comunità. Chiunque all'interno di un'azienda, di una pubblica amministrazione, di uno studio legale, in qualsiasi altro posto deve avere la responsabilità. Di comprendere che anche un semplice click sull'allegato sbagliato o sul link sbagliato all'interno di un'email può aprire la porta a qualcosa di molto maggiore, qualcosa che magari non ci si immagina nemmeno. La cybersecurity è una responsabilità comune di tutti noi ed è questo quello che dobbiamo imparare e su cui dobbiamo riflettere quotidianamente ogni volta che ci poniamo di fronte alla tecnologia e di fronte al progresso tecnologico, di fronte alle sfide che avremo nei prossimi anni, quelle dell'intelligenza artificiale, della realtà aumentata e così via. Siamo parte di un tutt'uno che è il mondo tecnologico, anche perché in questo caso vorrei ricordarvi quello che un notissimo filosofo nel settore delle tecnologie disse, pensate un po' nel 2000. 23 anni fa. E Bruce Neyer, una volta disse e aprì gli occhi di tutti noi 23 anni fa: Dicendo che in fin dei conti solo i dilettanti attaccano le macchine, i professionisti veri attaccano le persone.